Il 2021 è stato un anno impegnativo per la polizia postale e delle telecomunicazioni. Il crimine si muove sempre più sul web, dalla pedopornografia online alla protezione delle infrastrutture critiche di importanza nazionale, al cybercrime, alle minacce versivo-terroristiche. Così il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ha coordinato 5.515 attività di indagine, più il 70% rispetto al 2000. 2020. Ed ha eseguito 1.400 perquisizioni con un incremento dell'87% rispetto a quanto svolto nel 2020, un più 127% di persone arrestate rispetto al 2019. Su 29.000 siti internet analizzati, 2.539 erano pedopornografici, per questo sono stati oscurati come vuole la legge 38 del 2006. Il Darknet, è il luogo dove la pedopornografia trova terreno fertile. Tra le indagini anche il caso di un cinquantenne che abusava di due bambini di 6 e 8 anni e in soli due anni ha prodotto circa 9.000 video filmandone le violenze. Le nuove frontiere di indagine riguardano Telegram e WhatsApp. Dal nord al sud dell'Italia e ben oltre i confini nazionali il crimine sceglie ormai questi strumenti. Tra i fenomeni in crescita anche quelli di sextortion, un più 54% rispetto allo scorso 2020. Il revenge porn cresce del 78% rispetto al 2020. Sono stati invece 5.434 gli attacchi informatici a sistemi istituzionali di interesse nazionale, regionale e grandi imprese. Tra le indagini svolte anche quelle che hanno riguardato la falsificazione dei Green Pass. Importante azione preventiva è stata svolta sull'intero territorio nazionale dalla campagna di sensibilizzazione riguardante i rischi che si corrono sul web intitolata Una vita social, che ha coinvolto sul piano nazionale ben 2 milioni e 600 mila studenti, 19.500 istituti scolastici e 400 città italiane.